Chiederei a Rossana di ritornare giustamente la logistica al centro, perché andiamo sempre all'altro premio speciale, premio personalità eccellente per la carriera artistica. Andiamo al premio per la carriera artistica e quindi prego Rossana, in questo caso il premio per la carriera artistica per la sua quarantennale attività all'artista dottoressa Marisa Scicchitano. Per gli alti meriti conseguiti durante una brillante quarantennale carriera artistica, per i validissimi traguardi e successi raggiunti nell'ambito dell'arte. Premio alla carriera a Marisa Scicchitano. Se vuole dire qualcosa dalla postazione. Tasto. Buonasera, ringrazio infinitamente la professoressa che mi ha invitato a prendere questo meraviglioso premio, che terrò sicuramente con molto 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 piacere. Grazie, grazie infinite. Grazie all'artista Marisa Scicchitano. Andiamo a un altro premio personalità eccellente, prego Rossana di prendere la postazione. Personalità eccellente, una vita per la scuola. L'avvocato, nonché dirigente, Simona Sapone, premio una vita per la scuola. Per le ottime qualità dirigenziali acquisite nel contesto di una pluriennale esperienza scolastica, per le singolari capacità organizzative e produttive evidenziate attraverso attività di vasto spessore educativo utili nell'esperienza del nostro tempo. Premio personalità eccellente, una vita per la scuola, avvocato Simona Sapone. Pregherei il dirigente, ricordando sempre il tasto per il microfono. Buon pomeriggio, io porto i saluti dell'Istituto Comprensivo Radice Alighieri di Catona che rappresento. Intanto chiaramente sono molto orgogliosa di aver ricevuto questo prestigioso premio, riconoscimento per varie ragioni. In primis perché ormai è un appuntamento consueto, l'iniziativa di oggi e il concorso che ne consegue dedicato al dottore Smorto è per noi un punto di riferimento molto importante per la nostra città, per la regione, ma per l'intero Sud Italia. E poi perché devo dire che il premio rappresenta per me un'iniezione, diciamo, di fiducia per chi come me opera nel mondo della scuola e quindi si pone obiettivi, diciamo, ambiziosi, importanti, come quelli di contribuire alla crescita e allo sviluppo della personalità dei nostri alunni. E devo dire soprattutto negli ultimi tempi, purtroppo noi dirigenti scolastici in particolare siamo sempre oberati dal disbrigare pratiche burocratiche, abbiamo l'incubo delle scadenze e sentiamo forte il peso della responsabilità non legata solamente alle nostre attività. Immagino tutti conosciate anche i recenti fatti, diciamo, di cronaca, e per cui tante volte ci distraiamo da quelle che sono le nostre priorità. E infatti mi piace ricordare Nelson Mandela che affermava l'istruzione
l'istruzione, la scuola rappresentano una porta di accesso verso la libertà, verso la democrazia e lo sviluppo. Noi non dobbiamo mai dimenticare queste parole, perciò è importante riconoscere il ruolo centrale che la scuola deve avere nella società. Come principale agenzia educativa, la scuola non fornisce solamente nozioni, assolutamente, la scuola contribuisce allo sviluppo armonico di ciascun individuo e fornisce gli strumenti necessari perché i nostri ragazzi possano interpretare la realtà circostante, possano sviluppare il proprio pensiero critico e di conseguenza possono diventare cittadini attivi per dare un contributo importante allo sviluppo del nostro territorio. Quindi è molto di più la scuola. Adesso questo riconoscimento a me oggi nello specifico, ma al mondo scolastico, perciò mi è particolarmente gradito per l'importanza che la scuola e la centralità che la scuola deve avere e deve riprendersi assolutamente. E perciò un ringraziamento particolare alla professoressa Rossomando, anche lei opera nel mondo della scuola, quindi sono certa che condividerà queste mie parole, e per l'attenzione e la sensibilità particolare che ha dimostrato anche in questa occasione. Grazie. Io approfitto della presenza della dirigente e chiediamo alla dirigente la prova di consegnare una targa, un'altra personalità, sarà lei stessa, perché parlava di quello che il tempo ci consegna, di quelle figure che dovrebbero continuare. E allora anche il dialetto vede una sua continuità. Ecco perché chiamiamo Carmine Laurendi, perché tra poco appunto sarà la stessa dirigente che consegnerà, prego di prendere la postazione centrale sia della dirigente che di Carmine Laurendi, per il premio speciale per la poesia dialettale come giovane realtà del dialetto calabrese. Vedete dove è stata appoggiata? Non lo so da che parte c'è. Eccola qua, premio speciale per la poesia dialettale, giovane realtà del dialetto calabrese, Carmine Laurendi. L'autore si esprime nelle sue liriche ricco di sentimenti e di toccanti pensieri. Si snoda sempre in un linguaggio, la sua poetica, veramente originale ed apprezzabile soprattutto per le nuove generazioni. Carmine Laurendi. E grazie alla già premiata dirigente che ha dato questo testimone. Buonasera a tutti, ringrazio l'organizzazione per avermi conferito questo premio così prestigioso. Che dire, la poesia è una forma d'arte e come tutte le arti potrebbe allontanare i giovani dalla strada, attirando la loro attenzione e offrirgli una nuova speranza. In questo senso mi sento di poter affermare che la poesia ha un ruolo salvifico. Grazie. Altro premio, premio speciale personalità eccellente, è la presidente della Disco Calabria, la signora Franca Arena Tuccio. Per essere stata in Italia promotrice e divulgatrice della cultura scientifica per la raccolta del cordone ombelicale, Franca Arena Tuccio, premio speciale, personalità eccellenti. Prego Rossana, consegnare la targa. Se vuole lo facciamo accompagnare, prego Santina, per accompagnare la signora.
buonasera. E l'emozione chiaramente mi pervade perché io sono venuta qui per assistere a un prestigioso appuntamento che mi diceva il professore che fate ogni anno, quindi mi volevo complimentare per aver allargato nell'ambito dell'arte e della musica e delle altre attività. E onestamente io non ci pensavo. Gradisco molto questo premio che condivido e con tutte le socie della sezione di Adisco Calabria, che fra non molto anche noi faremo il ventennale. E quindi il tempo è passato, tante cose sono state fatte. Io ringrazio la giuria che ha voluto premiare questa mia attività, diciamo, per il bene degli altri. Dove c'è da offrire la mia piccola, appassionata opera per gli altri, io ci sono sempre. Quindi ricordatevi di me anche se in queste condizioni. Quello che posso fare lo farò sempre con moltissimo piacere. Grazie, grazie, grazie. Grazie signora Franca per il suo intervento. E andiamo alla sezione D, sillogenita in dialetto calabrese o meridionale. Andiamo al terzo o terza classificata. La professoressa Jacopino per la consegna di tutte e tre i riconoscimenti. Salvatore Gazzara, terzo classificato. Eccolo qui, Salvatore Gazzara. Ecco, guardate quante targhe. Salvatore Gazzara con Desideri, e già questo Desideri con la doppia D ci fa capire il contesto, e Spiranzi. Raccolta esigua ma ricca di fermenti e di sentimenti, una poesia che riflette ciò che il cuore e l'anima desiderano, che la mente riflette, che l'occhio vede. Il poeta si mantiene su territori umili ma fertili e fervidi. L'amore si respira e parla nei versi, così come l'umiltà di colui che da essa trae l'energia e la fantasia per inventarsi una vita che sia a livello d'uomo. Salvatore Gazzara, prego. Certo. Buonasera a tutti. Io sono onorato di essere qua con voi stasera. Non dovevo essere già lo scorso anno che ho ricevuto un altro premio, ma purtroppo ero distante, diciamo, da quel di Calabria, per cui quest'anno ho fatto i pezzi per essere con voi anticipando il mio rientro. Desidero ringraziare l'organizzazione, la dottoressa Rossomando per tenere viva la memoria del De Cuius, e nonché la giuria per aver valutato la mia poetica. E un grazie a tutti voi per essere qui assieme a noi. Una buona serata ancora. Grazie. Grazie a lei. Secondo classificato, Paolo Marcianò con Na vita a Culuri, 2C a Culuri, proprio alla rigitana. Prego. A vita a Culuri è di fatto la vita come il poeta ha vissuto, non arida o intristita, ma ricca di fermenti, di linfe, in simbiosi con la natura, nei suoi vari aspetti, ma non distratto e sempre attento a coltivare i valori più alti ed essenziali dell'esistenza, l'amore particolare ed universale, quello degli innamorati e per la sposa, filiale e paterno, ma anche per il prossimo, con espansioni nell'ambito della fede, ma anche nelle riflessioni sull'umanità e sulla vita dell'uomo, con le sue virtù, le debolezze e i limiti. Il libro e la poesia rivelano la vita di un uomo nel senso pieno e nobile della parola. Secondo classificato, Paolo Marcianò. Vuole dire qualcosa? Dalla postazione però, perché il microfono
Naturalmente alla fine a tutti daremo il diploma con la motivazione, quindi poi ricordatevi, abbiamo già tutto sistemato. Prego. Microfono è quello di quello, basta prendere, grazie. Sì. Il mio ringraziamento intanto va all'organizzazione del premio e alla giuria che me l'hanno conferito. Soprattutto mi ha emozionato molto la motivazione che mi è stata riconosciuta. Poi ringrazio tutti, soprattutto coloro che hanno collaborato alla realizzazione del mio libro, la professoressa Ada Melidona e la pittrice che ha presentato, che mi ha prestato i suoi quadri per il libro. Grazie. Grazie. Primo classificato, Gregorio Vigliarolo. Prego, professor Jacopino, sistemiamo la targa, grazie. Santina Minardi, allora, Gregorio Vigliarolo è primo classificato con Sonetti incazzusi. Il libro, chiedo venia, diremmo monsignore. Il libro in dialetto calabrese Grecanico Pianoto, nelle sue diverse sezioni di ampia e varia poetica, è un'articolata invettiva che non assume mai la ratio della vuota eloquenza, dell'enfasi e della retorica, ma, grazie a un controllo razionale e alla sapienza espressiva, risulta equilibrato e convincente. L'autore rivela quello che è l'atteggiamento di un popolo, rivela magagne, subspecie di corruzione, lassismo, assuefazione e disvalori, malcostume in negativo, talvolta ma esplicitamente in generale denuncia anche l'arroganza del potere e il trionfo dell'ignoranza e la parziale sconfitta della cultura. Il lettore attento mediti e tragga insegnamento dalla lezione di Vigliarolo, primo classificato appunto Gregorio Vigliarolo. Vuole? No? Un lavoro molto curato, diciamo, nell'età matura ha visto l'edizione, la pubblicazione, perché è stato il Rolf il quale negli anni 60 era venuto a laureare di Porello per fare ricerche sulle latte carrare, perché conosceva il carro Tardo o Maremmano, che era un triangolo, mentre il carro tipico laurenese aveva le stagne un po' curvate. Dice, come è possibile a quei tempi, nell'Ottocento, che gli artigiani potessero fare questo lavoro di curvatura? Fatto questo, dice, no, gli amici miei, forse lasciato stare che sono cavatelle. Lui ha risposto, culminando, giovanotto, le cavatelle, detto in altra maniera, di Vigliarolo, ne parlerà il tempo, cavatelle, ma ne parlerà, di lei non ne parlerà, farà la persona per bene. Poi è rotto il discorso dei guardi, forse quella che ha, non può dare, ovviamente, è l'espressione che ho ricordato del mio vecchio nonno. Un ciuccio che vuole fare fanno cavallo, prima poi raggia, quindi morta la natura. Lei va avanti, non si preoccupa, faccia quello. Io ho cercato di rendere col libro, anche dal punto di vista linguistico, questo è un merito perché mi interessa la linguistica, renderlo un qualche cosa che provochi del lettore la curiosità di andare a approfondire, no?
Ringrazio praticamente la giuria per la bella organizzazione. La signora moglie, con pensiero, tutto grato alla signora moglie, il dottor Monto. Magnifica serata, magnifica serata. Grazie a lei, complimenti. Dottore Galletta, prenda postazione di centro perché andiamo alla sezione è riservata ai poeti meridionali, poesia singola in dialetto calabrese o meridionale. Terzo classificato con canta poeta Gaetano Lia. Ecco la motivazione, la ritira. Abbiamo delle deleghe, di conseguenza dalla Sicilia c'era appunto l'allerta meteo, quindi è chiaro, lo dirà tra poco. Se la vita è contrassegnata da indifferenza, violenza, ingiustizie, sofferenze, discriminazioni, rifiuto di umanità e di condivisione e di solidarietà, se la morte aleggia ed elimina, impone la sua falce a coloro che fuggono da conflitti e povertà, il poeta non deve cessare il proprio canto, deve trovare ed esprimere la parola salvifica, che non è mero suono, ma sollecitazione al risveglio delle coscienze. Sì. Insomma, io ho capito che lei deleghe dalla vicina Sicilia ne ha molte. Eh sì, visto il maltempo che c'è stato, soprattutto chi viene dalla bassa Sicilia aveva dei disagi nel Taorminese e così via. Quindi immeritatamente delego l'amico dottore Lia a ricevere questo premio. Ringrazia la giuria, la dottoressa Rossomando, e che dirvi, grazie ancora. Andiamo al secondo classificato. Certo, le premiazioni sono tante, ma poi ci sarà un rinfresco per riprendere. No, per ora stiamo godendo della bellezza della parola e dei versi, ma poi insomma avremo un modo per stare insieme. Secondo classificato con cantu u dialettu, Natale Cutrupi. Ecco la targa di Natale Cutrupi. Prego, la lirica costituisce una vera e propria poetica del dialetto reggino, ovvero rigitano. Il poeta, con parole leggere e aurate di poesia, ne rivela le carature di ordine antropologico e semantico, recupera e riattualizza le semiallocuzioni, pone sul labbro del lettore parole che non sono soltanto oggetti, ma espressioni di vita reale attiva che rendono vivi e palpitanti l'uomo, un rigitano e la lingua in una unità inscindibile. La pur necessaria teoria di termini e di espressioni non inficia l'alta suggestione poetica e l'emersione dell'autentica anima rigitana, appunto. Evidentemente ringrazio la giuria, la presidente e tutti coloro che hanno. Ringrazio la presidente, la giuria e tutti coloro che hanno contribuito a questo premio. E leggo la poesia. Canto dialetto. To nostro luogo cesto di parlare che un'altra cosa che più italiano. A gente indurassava to so passare e carro stavo to sangue rigitano. C'è su parole che non discordammo, o maccatori, a gebbia, a racina. Invece che al pestare, patacammo, udurci mele e vino e a ciaurrina. Si dice che dialetta va a morire, perché è un ditto antico, questo è stantico. E se qualcuno non vuole sentire, mi piace un caduglio e un sfocolio. Mi scialo quando io dico broccia, chi deve in italiano questa forchetta, sul mondo un portuallo e ta scorcia. Così là su lei la chiamo mucchetta. A cicera si sa questa tazzina, un succhiello a riggio e sta farina,
ascenduta, io non la chiamo china, e per la tua comincia la corina. A tavola mangiare sta buffetta, roba consata appoggia a bucaletta, poggiamo fuoco rinza la fornacetta, che linea che spaccare con la scionetta. Non contare, si dice, non cantare, eppure c'è che ha detto non so male. Io guanciale, uiamo buccolaro, terra del fisco se sento pagliare. Proaste forse fave soppezzata, mangiaste con l'amicia fruttolata, sentisti l'organetto a serenata, con l'amicia non fai tu sta parrata. Come può morire sto dialetto, che quando parla spampani io petto, e come senta bocca il fischioletto, che dando sciato suona che è un deletto. Le Cutrupi, primo classificato, in questo caso una prima classificata, Grazia Dottore con Desiderio, e quindi altra delega, perché ieri dovete sapere ci siamo sentiti con tanti insomma poeti, e quindi con Desiderio, Grazia Dottore, targhe sono tante, andiamo, forse è da quella parte. Motivazione la seguente, la diamo al dottore Galletta per favore. Il mare, quello dei miti, ma anche quello che si offre alla vista della poetessa, in un rapporto empatico, in una fusione di anime tra il mare dell'interiorità e quello reale, in un continuo scambio di sensi e di linfe, di brezze e di linguaggi, coincidenti un tutt'uno con la vita, con il pensiero e i sentimenti della poetessa, che ora esprime il desiderio di essere accolta alla fine della vita tra quelle onde e di farsi onda ella stessa. Grazie, dottore, prima classificata con Desiderio. Andiamo a un altro premio speciale. Come donna imprenditrice calabrese, la presidente del premio Rossana Rossomando premia la dottoressa Mimma Taverna. Premio giovane donna calabrese imprenditrice, Mimma Taverna, in stancabile e attenta donna imprenditrice calabrese che ha diffuso e promosso la comunicazione radio-televisiva con Melito TV canale 817 e Radio Studio 95. Mimma Taverna, premio giovane donna calabrese imprenditrice. Andiamo alla sezione F, ora siamo arrivati a quella che è la sezione dedicata agli scrittori, quindi dalla poesia siamo passati agli scrittori meridionali. In questo caso possiamo fare pure consegnare qualche targa al nostro dottore Filippo Quartuccio. Partiamo esattamente, scaletta è grande, siamo sezione romanzi e racconti, due le premiazioni. Andiamo al secondo classificato, Il ragazzo che parlava alla luna. Il ragazzo che parlava alla luna vince Maricla di Dio Morgano. Ritira in questo caso l'editore La Ruffa, c'è il dottore Roberto La Ruffa, e quindi naturalmente verrà consegnata, che è appunto non presente e di conseguenza. Sebbene i fatti e i personaggi del romanzo siano immaginari, vicende e protagonisti sono non soltanto verosimili ma reali. L'espressione linguistica e la descrizione appare nitida e visivamente plastica. Le considerazioni e l'analisi risultano puntuali e convincenti in un'opera che è di completa attualità, sebbene parta da lontano.
La coscienza della contemporaneità e della atemporalità a un tempo sono carature evidenti. La prosa è ricca di agevole lettura, anche se richiede la riflessione. Risaltano tratti poetici e suggestivi, come il ragazzo protagonista che parlava alla luna. Grazie. Certo, naturalmente in doppia veste, Roberto. E salutiamo anche il dottore La Ruffa padre, naturalmente, insomma, che è anche lui presente all'evento. Prego. Sì, grazie. Io voglio semplicemente farmi portavoce della nostra autrice Maricla, che è un'autrice di punta della nostra sezione di narrativa. Maricla di Dio è conosciuta anche a livello nazionale, ritira premi in tutta Italia, quindi sarebbe venuta volentieri oggi. Anche lei viene dalla Sicilia, oggi toccata da un tempo tutt'altro che favorevole, viene da Enna, dalla provincia di Enna, e l'allerta rossa l'ha un po' spaventata, anche perché insomma in macchina era un po' disagiata la situazione. Si rende disponibile anzi ad incontrare il premio, l'associazione, che per qualche attività futura qui a Reggio, e quindi ci auguriamo di poterla avere con noi e farvela conoscere di presenza. Grazie. Dottore La Ruffa, andiamo al primo classificato, classificata. Dottore Quartuccio può consegnare il premio per sezione narrativa, edita e racconti, con Radici tra i ruderi della rocca Armenia, Rosa Marrapodi, primo premio. Ed ecco la seguente motivazione: non letteratura soltanto del territorio, ma di un'umanità che ha radici nelle fonti del tempo, che la scrittrice traduce in anima attuale, presente e viva. I protagonisti e le vicende hanno una struttura unitaria. Si è voluto accennare alla Deledda da parte di alcuni, ma in lei il territorio è il suo alveo naturale. Qui vi sono espansioni che vanno oltre, come in certi scrittori sudamericani, per esempio. Nessuno contesta la relegazione geografica in quella letteratura, così come noi non la contestiamo all'opera della Marrapodi. Qui riconosciamo la caratura dell'universalità. Primo premio a Rosa Marrapodi. Se vuole prendere postazione per... Buonasera. La corrispondenza d'amorosi sensi che lega il dottore smorto alla sua famiglia, che questa sera si concretizza in questa bella e importante manifestazione culturale, onora ancora la sua memoria e la città di Reggio. Io ringrazio la giuria, la Presidente e tutti i componenti per questo premio che mi gratifica di tanto impegno e di tanti sacrifici anche nello scrivere. Per me è una passione vecchia a cui adesso che sono in pensione posso dedicare tanto tempo. Grazie. Dedico questo premio ai miei genitori e al mio paese, Bruzzano Zeffirio, che me lo hanno ispirato. Grazie ancora a tutti voi. Terzo classificato ex aequo della sezione narrativa edita, quindi il dottore Quartuccio può rimanere. Sono esattamente due: Angelo Di Angelo De Marco e Gianluca Santise. Partiamo con Gianluca Santise, per favore.
con 100 battiti, terzo classificato con 100 battiti. Nel romanzo è il cuore stesso a raccontare dal suo punto di vista quello che accade durante e soprattutto dopo un trapianto di cuore. L'autore usa questo artificio letterario, il cuore narratore, per vivere in prima persona l'avventura di una vita che rinasce. Il cuore trapiantato si trova a confrontare la vita di prima con la nuova realtà, notando tutte le differenze. Il romanzo è un'analisi psicologica della malattia, della guarigione, della speranza, della morte, vista da vicino, fino alla vita che sboccia come le rose in un giardino. Il ritorno alla vita però comporta anche paure e ossessioni, originalità assoluta nella poetica e nel linguaggio ed emersione di carature non intuibili dal lettore che rimane sovente sorpreso in preda a forti emozioni e avvinto dalla lettura. Cuore certo. Buonasera, ringrazio intanto la giuria e la fondazione e mia moglie che mi ha sempre supportato in tutto questo lavoro, in tutte le mie passioni e follie, come anche quella di scrivere un libro, perché io non sono uno scrittore, scrivo per passione, ma sono un chirurgo, come si sarà forse visto. E dalla passione della scrittura e l'amore per il mio lavoro che cerco di santificare tutti i giorni, come dice sempre giustamente San José María, è venuto fuori questo romanzo, perché tutto l'amore, tutte le sofferenze, le difficoltà che vivono sia i medici ma soprattutto i pazienti in queste condizioni, cioè quella del trapianto, mi sono entrate dentro, io ho cercato di esprimerle dentro questo romanzo e chiaramente ho potuto far parlare solo il vero protagonista, che era il cuore. Grazie. Grazie, altro terzo ex aequo con Era il mio papà di Angelo De Marco. Ecco qui, leggo la motivazione. Tra saggio e romanzo lo scrittore tratteggia un periodo critico della storia d'Italia di fine secolo. Si avvale di resoconti, di atti, di interrogatori, di famosi processi di mafia, ma non solo, dei quali emergono collusioni, connivenze, trattative anche tra lo Stato e le organizzazioni malavitose. Emergono figure cristalline di leali servitori dello Stato e della giustizia, vittime predestinate quali Falcone e Borsellino ed umili agenti delle scorte. Attraverso il racconto e le vicende del protagonista Nicola, colpito nell'alveo familiare, lo scrittore dà un quadro esaustivo del periodo e delle vicende e prefigura la situazione attuale. Di Angelo De Marco, terzo premio. Certo. Buonasera a tutti e ringrazio tutti i presenti, tutta l'assise che mi dà la possibilità di poter ringraziare pubblicamente sia l'organizzazione che questo premio, che diventa il quinto, e mi vanto di avere avuto assegnati 5 premi perché è un premio che ricevono i personaggi dei miei libri, le mie creature li chiamo io, ogni libro per me è una creatura e questo è un momento molto importante perché proprio da questo premio dedicato a un illustre personaggio che ha lasciato un ricordo di sé significativo nel mondo della medicina ed anche ha introdotto questa possibilità di questo premio letterario culturale, il dottore Domenico Spinto, ed è quello per cui io sono qui e sono felice perché dicevo 5 premi mi sono stati assegnati in questa associazione, organizzazione letteraria, in più anche 2 poesie, quindi i miei romanzi e me stesso ne usciamo felici. Una cosa che voglio solo sottolineare di questo libro, la bellezza di questo mio racconto, di questo mio romanzo, di questa mia creatura, come l'ho chiamata, è quella perché
nel mio essere, dentro di me c'è sempre stata una vendetta che andrebbe fatta. Purtroppo non è un pensiero criminale, però abbiamo avuto tanti di quei magistrati nella mia meravigliosa terra e nella vostra anche meravigliosa terra. E siamo stati penalizzati perché chi vuole fare il proprio dovere ha un solo timore, quello di rimetterci la pelle. In questo caso io ho dedicato questo libro ad un giovane figlio che fu privato del proprio genitore perché ucciso, perché era arrivato lì davanti alla porta dei mafiosi. Allora c'è questa reazione che non voglio stimolare nulla, però andrebbe fatta, perché quando una famiglia bene viene privata dalla vita di un qualcuno che conduce per mano la propria famiglia, bisognerebbe che lo Stato, come direbbe qualcuno politichese, ci deve difendere, ma il pensiero nostro è quello di vivere in una legalità dimenticando tutto quello che abbiamo subito. Grazie. Grazie a lei. Ora abbiamo due premi. Partiamo dal premio alla carriera medico-scientifica e consegna la targa il dottore Matteo Galletta. Credo che ci sia la madre in questo caso, alla dottoressa Chiara Barillà. Ecco la targa, la dottoressa Chiara Barillà, per gli alti meriti conseguiti nell'ampio studio dell'angiologia, per gli ottimi successi personali applicati nella cura delle malattie vascolari e delle loro complicazioni. Appunto, premio alla carriera alla dottoressa Chiara Barillà. Io non so se la signora vuole... No, grazie. E quest'anno il premio Lettere, Arte e Scienza per l'area dello Stretto vuole ricordare un'altra personalità importante che ha dato tanto alla cultura, no? Una intelligenza calabrese che chi ha conosciuto avrà sicuramente capito il senso, la passione nei confronti della letteratura, della quella cultura vera autentica che nominiamo spesso. Premio alla memoria al professore Antonino Mangione. Chiamo la dirigente Staiano, nonché vedova appunto del professore Mangione, e la targa viene consegnata dal fratello professore Stefano Mangione. È morto, credo che siano passate solo alcune settimane, e quindi ecco, dal 1 ottobre. Premio alla memoria ad Antonino Mangione, eccezionale figura di intellettuale che ha marcato in profonde tracce i territori della poesia, della saggistica orale e scritta. Si è segnalato anche come coscienza del proprio tempo nelle azioni, così come nell'opera poetica, che con leggerezza ma incisivamente ha rilevato le inadempienze e l'arroganza del potere. Non si sente per... Prego, dirigente. Altrimenti non riusciamo a sentire anche il breve pensiero. No, breve. Per mio marito, anche se avrei preferito che ci fossero stati pure i miei figli, ma per ragioni di lavoro sono lontani. Quindi oggi Nino è con noi, in mezzo a noi, ma scusate la mia emozione, ma vi ringrazio col cuore. Alla sezione F, andiamo al terzo classificato. Prego, Rossana. Sezione F, ovvero
quella che è la narrativa inedita. Terzo classificato, in questo caso terza classificata, Federica Campolo con Come la polvere. Il racconto di assoluto livello letterario che obbedisce a più moduli stilistici, a Come teatro delle vicende tra fantasia e realtà, La città della fata morgana. Notevoli riferimenti storici e mitici che rendono più suggestiva la narrazione e l'immissione di ceti sociali emarginati che vivono gli espedienti di inganni e di furti. L'autrice, delineando la figura del ragazzo protagonista, forse un tossicodipendente, ne ha sancito la liberazione in virtù del sacrificio di una zingara che ha fatto ritornare lo stato di coscienza nel ragazzo e favorito la biura del vizio. A riprova che anche dalle persone più umili, dai disadattati, dagli asociali, può scaturire la luce che accompagna in senso salvifico la vita dell'uomo. Terzo premio, Federica Campolo. Prego. Sì, buonasera a tutti, chiedo scusa per questa fastidiosa raugiadine, ma vedo che il cambio stagione ha mietuto un po' di vittime tra i presenti e sono onorata di ricevere questa sera questo premio e di apprenderne soprattutto le motivazioni che lo accompagnano. E provare a leggere e a raccontare il mondo delle comunità Rom del quartiere di Ciccarello, della nostra città, è stata un'esperienza che mi ha arricchito profondamente e che mi ha consentito di entrare a contatto con un mondo di storie e tante storie di un mondo in cui il tempo, la geografia, il diritto sembrano essersi arrestati. Quindi è stata un'esperienza che mi ha arricchito molto da un punto di vista umano, da un punto di vista della sperimentazione narrativa, è stato il mio primo esperimento appunto narrativo e mi lusinga a sapere che parte in qualche misura di questa ricchezza sono riuscita a comunicarla anche a voi, quindi grazie. E Federica Campolo, andiamo al secondo classificato, Giuseppe Jacopino lo consegna lei, con Una giornata particolare, Lina Giuffrida, sente benissimo, Lina Giuffrida. Una giornata veramente particolare, descrive Lina Giuffrida, nella quale disastri naturali come l'eruzione dell'Etna che copre di polvere nera tetti e strade si alternano a quelli domestici dei malcapitati che si vedono quasi sepolti e debbono ripulire tutto con mezzi di fortuna e che per disattenzione si trovano fuori di casa senza potervi rientrare. Tutto il male però non viene per nuocere, l'emergenza favorisce l'amicizia con persone che vivono accanto e delle quali si conosce appena l'esistenza. È la scoperta di un'umanità viva, umile e premurosa, il bando ai pregiudizi, l'emersione di drammi ignorati che rilevati per incanto si risolvono e colmano di felicità. È così che una giornata, cominciata male e proseguita peggio, si conclude nel segno della gioia. L'autrice rivela sapienza descrittiva e perfezione stilistica con una leggerezza che rende piacevole la lettura e ne denota il talento. Vuole... Certo, è stata temerario venire, vero? Prego, 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 lo dica al mio... Vuoi un premio straordinario, dice, per la temerarietà, perché per arrivare è stato, vero, dottore, quindi è stato difficile, prego. Se gli altri hanno rinunciato perché c'è l'allerta meteo, coraggiosamente sono qui da voi. Ringrazio tutti voi, la giuria, per questo premio, che mi conforta e mi stimola a migliorare, a fare ancora, a scrivere sempre con la stessa passione, perché se riesco a trasmettere a qualcuno i miei pensieri e quello che sento, vuol dire che qualche traccia di me un giorno rimarrà. Lei da dove viene? Dite da dove viene, chiedo scusa. Da Catania.
Da Catania, da Catania. Quindi, dove c'era l'allertamento? Oggi rosso. Infatti era proprio lì, grazie. Primo classificato, Giovanni Macri. Finalmente, Rossana, puoi prendere poi finalmente, ecco, il posto giusto al momento giusto, con il piacere di potermi liberare in volo. Primo classificato, racconto inedito. Un racconto saggio sull'autismo, quello di Giovanni Macri, che con dovizia di particolari e chiarezza segue il percorso di una persona colpita da tale patologia. I genitori in genere che lo seguono con amore ed apprensione. La malattia, tuttavia, se saggiamente affrontata, non conclude all'isolamento e può garantire, può condurre a una vita di relazione normale. Non ostacola l'istruzione né l'inserimento, anche se difficoltoso, nel mondo del lavoro. Consente la creazione di una famiglia e di avere e di educare i figli. È un messaggio di speranza, certezza che l'autore ci tramanda, sgombrando a un tempo il campo da ogni pregiudizio. Premio appunto a Giovanni Macri. Ora finalmente può rappresentare se stesso, perché... E allora mi presento, Giovanni Macri, faccio il medico dentista a Barcellona e ho voluto scrivere questo piccolo elaborato sul disordine dell'autismo, dello spettro dell'autismo, proprio per sensibilizzare, e qui abbiamo docenti, insegnanti e quant'altro, stimolare maggiormente questi e soprattutto anche le famiglie a individuare i segnali che nei bambini di disturbo dell'attenzione, dell'apprendimento, ripetitività delle frasi, e individuare immediatamente anche all'asilo questi segnali, perché più precocemente si individuano, più precocemente la malattia si può affrontare e quindi in qualche modo questi ragazzi possono avere una vita dignitosa. Bene, ok, grazie alla giuria, grazie al comitato organizzatore, grazie alla professoressa Rossomanno, grazie a tutti. Per il premio che daremo ora, per la saggistica edita storico-contemporanea, riservata agli scrittori meridionali, io chiederei al dottore Pippo Corigliano se lo consegna lei questo premio. Mi sembra, abbiamo una personalità come lei, ma il primo classificato è anche un nome importante, come appunto quello di Paolo De Luca. Eccolo qui, Paolo De Luca con Il vento dell'est, afferma De Luca in un'articolata intervista. Io ho scritto questo libro pensando che ci sia una minaccia che oggi incombe sull'Europa, che viene in parte dall'esterno, dai paesi dell'Oriente, e in parte dall'interno dell'Europa, a causa del risentimento per fenomeni come la globalizzazione, l'immigrazione e le disuguaglianze sociali. Sono venti che vanno in senso contrario alle idee di Europa. Bisogna contrastarli perché non si può pensare di trovare la sovranità del proprio paese. È un mondo talmente interconnesso che nessun paese è in grado di andare avanti da solo, tanto è vero che una grande maggioranza di elettori ha scelto l'Europa. L'autore approfondisce l'analisi sui fenomeni politici che riguardano l'Europa dell'Est, con particolare attenzione verso le tematiche del disputismo e della democrazia nell'era della globalizzazione. Un saggio dunque di grande attualità. Paolo De Luca, primo classificato con Il vento dell'est. Grazie a Pippo Corigliano. Buonasera, solo due parole per ringraziare naturalmente la giuria, l'organizzazione per questo riconoscimento. Devo dire che è un doppio ringraziamento, perché è già la seconda volta che ottengo un premio da questa giuria per un mio precedente libro che tratta gli stessi argomenti, che sono insomma argomenti che dovrebbero un po' riguardare tutti, come la libertà dell'uomo, come la democrazia sostanziale, e che invece sembrano sempre di più riguardare una cerchia ristretta di persone.
Ecco, questo volevo dire, grazie dunque di nuovo e buona serata a tutti e, come dire, alla prossima forse. Grazie. Sapete che il settimo premio Lettere per l'area dello Stretto ha anche una sezione non solo scientifica ma anche una sezione dedicata all'arte e appunto per la partecipazione degli artisti sia pittori che scultori e quindi che hanno attività laboratoriali collegate alle discipline plastiche e dunque abbiamo pensato un primo premio che è diverso e variegato per i generi. Partiamo subito, Rossana, ti avevo fatto chiamare perché devi essere tu a consegnare, nonostante la mia deformazione professionale, la targa per quanto riguarda la pittura per il paesaggio mediterraneo all'artista Adele Leanza. La targa, per favore, da dare a Rossana per la pittura Adele Leanza. Apriamo, facciamo vedere la targa. Grazie. E l'altro premio, sì, prima diamo l'altro premio così poi potrete parlare insieme. Per quanto riguarda la scultura e la ceramica dai cromatismi mediterranei e dai richiami solari all'artista Rossella Marra, consegna appunto Rossana Rossomando. Prego. Buonasera a tutti. Io ringrazio sentitamente la fondatrice che ha attivato questo concorso e sono molto emozionata perché non pensavo di ricevere un premio così prestigioso. Ringrazio la commissione e tutti coloro che partecipano per concorrere a questa bella attività e iniziativa che onora anche il Sud, Reggio Calabria. Grazie a tutti. Buonasera, sono una piccola realtà regina, faccio la ceramista, sono orgogliosa di aver ricevuto questo riconoscimento, questo premio stasera. Ringrazio tutta la commissione e in particolar modo la professoressa Rossana Rossomando e il presidente Livoti. Prendo come stimolo questo dono stasera per quelle che saranno le mie creazioni future. Buonasera a tutti e grazie. Dall'arte andiamo a un premio per quanto riguarda le altre personalità, la carriera medico-scientifica. Pregherei il dottore Galletta di prendere la postazione perché il premio va al dottore Fabio Battaglia. Per gli alti meriti raggiunti nell'ambito dell'odontoiatria attraverso tecniche innovative e ampi studi personali, per i successi conseguiti attraverso una più che valida preparazione ad applicazione di ottime tecnologie utili alla cura e alla prevenzione odontoiatrica. Premio alla carriera medico-scientifica al dottore Fabio Battaglia. Volevo ringraziare la professoressa Rossana Rossomando e al professore Liotti. Ringrazio tutti voi e ringrazio Reggio di questo premio meraviglioso. E sono fiero di essere un calabrese
che dimostra un qualcosa a tutta la Calabria, insomma, ecco. Grazie ancora. Andiamo alle ultime due sezioni. Siamo addirittura d'arrivo, la sezione G e la sezione H. Abbiamo la sezione G, saggistica, edita storico-biografica, riservata agli scrittori meridionali. Primo classificato con presenze femminili nella vita di Don Lorenzo Milani, premio a Rolando Perri. Il premio a Rolando Perri, che probabilmente non è riuscito, perché aveva avuto comunicazione che avrebbe mandato un delegato, ma probabilmente non è riuscito neanche il delegato a venire, aveva mandato un'email. E allora abbiamo il premio per la ricerca storico meridionale inedita, primo classificato, a Lorenzo Spurio, con La protesta del popolo delle due Sicilie, di Luigi Settembrini. Il testo, che riassume per sommi capi l'opera di Luigi Settembrini, La protesta del popolo delle due Sicilie, è un impietoso, severo, lucido atto di accusa articolato e motivato al regno delle due Sicilie sotto il re Ferdinando II di Borbone. Corruzione, arbitrio, metodi mafiosi, arroganza sono le direttrici del potere e della politica sociale dello Stato, che investe la società e le istituzioni a tutti i livelli, scuole e università comprese. L'aristocrazia, il clero, le forze dell'ordine, parte del popolo sono inglobati in un sistema corrotto e corruttivo che produce miseria, malattie e degradazione. L'opera fa capire quanto insensati e menzogneri siano i processi attuali di revisione su un periodo che precede l'unità d'Italia e sulle presunte ingiustizie subite dal Sud da parte dei piemontesi. Lorenzo Spurio, primo classificato, ricerca storica meridionale inedita. Di nuovo buonasera, io sono il delegato dell'amico poeta e scrittore Lorenzo Spurio e sono stato incaricato di porgere il saluto a tutti gli intervenuti, all'organizzazione, alla dottoressa Rossomando e alla giuria per la gratificazione alla sua opera. Grazie ancora a tutti, una buona serata. Gli ultimi due premi, personalità eccellenti, usufruiamo sempre del dottore Pippo Corigliano, vista l'occasione, perché il primo premio che daremo come personalità eccellente donne in carriera sarà alla dottoressa Angela Marcello, eccola lì, io guardavo, la controllavo da lontano. Premio alla dottoressa Angela Marcello per gli alti meriti conseguiti nella dirigenza carceraria di svariate sedi giudiziarie e per le ottime doti evidenziate durante un percorso lavorativo più che lodevole e pienamente produttivo. Premio personalità eccellente donne in carriera alla dottoressa Angela Marcello. Ringrazio la professoressa Rossana Rossomando e il professore Lipodi. Sono molto contenta di questo riconoscimento che viene dato appunto nella mia città, quando appunto il nostro è un lavoro particolare, misconosciuto ma pieno di responsabilità, e fa piacere che venga percepito all'esterno. Grazie tante. Grazie alla dottoressa Angela Marcello. Filippo Quartuccio consegnerà l'altro premio
personalità eccellente all'avvocato Lidia Violi. Eccola, ecco l'avvocato Lidia Violi. Premio personalità eccellente per l'ottima esperienza giuridica evidenziata attraverso la risoluzione di ampie tematiche civili e penali e per le magistrali capacità dimostrate attraverso una poliedrica cultura rivolta alla giustizia in tutti i suoi valori morali ed umani. Dottoressa, vuole fare un... Certo, ormai abbiamo la parola... Sì, veramente ci fanno segno che siamo in un palazzo pubblico, immaginate i segni che abbiamo dal fondo della sala. Però, perché giustamente... Prego, dottoressa. Sì, ringrazio tutti, sono veramente lusingata ed onorata di questo premio. Ringrazio soprattutto la professoressa Rossomando Rossana. E questo premio rappresenta uno stimolo per migliorare quella che è la mia professione e lavorare con maggiore diligenza. Grazie a tutti. Grazie. Beh, siamo arrivati in dirittura di serata. In conclusione abbiamo consegnato circa 60 premi. Abbiamo visto quello che è una veramente uno spaccato tutto italiano di lingua, di dialetto, di cultura, di comunicazione, di quelli che sono i saperi, perché in effetti la fusione dei saperi crea quella conoscenza. Noi, intanto io personalmente voglio ringraziare la presidentessa del premio Rossana Rossomando, anche io ho conosciuto il dottore Smorto ai miei inizi, considerate che domenica faremo 20 anni di Muse, quindi considerate i miei inizi sono più di 30 anni, quasi 30 anni fa, e io ricordo una Rossana che veniva appunto con suo marito ad assistere agli eventi, sempre presenti. Quindi ringrazio Rossana, ma ringrazio anche Demetrio Laganà, perché è stato un lavoro di squadra, è stato un lavoro di sinergia, dove tutto doveva essere al suo posto nel momento giusto, così come il lavoro della commissione presieduta, per quanto riguarda la parte letteraria, poetica, il professore Stefano Mangione, per quanto riguarda la parte scientifica dal dottore Matteo Galletta e dal gruppo di lettura, che hanno contribuito anche loro a dare questo valore aggiunto al premio. Io vi do con questo premio, si conclude ufficialmente la programmazione estiva dell'Associazione Culturale Le Muse, anche se siamo pronti all'inverno, e chiederei a Rossana prima di andare e vivere un momento conviviale insieme, ringraziando sempre Pippo Corigliano che ha dato lustro essendo un portavoce dell'Opus Dei, ma soprattutto persona dialettica, che magari torneremo, ci ha condotto a capire quella che è la quotidianità dell'uomo comune, ad amare insomma quello che ci circonda. E si conclude questa serata ma con una piccola frase anche dialettale della nostra Rossana, perché non dimentichiamoci che Rossana è una poetessa dal verso leggiadro, dal verso a volte come posso dire intimo, ma al tempo stesso incessante e sentimentalmente autentico. Grazie a tutti e buona serata. Prego, concludi, Rossana. Innanzi io voglio ringraziare tutti quanti hanno partecipato al premio, sia come concorrenti e sia come ospiti, cioè che hanno onorato questa serata con la loro presenza e assieme a me hanno ricordato mio marito per come io desideravo. Io volevo dire, prima di continuare con due versi, abbiamo dimenticato questi quattro riconoscimenti che tu dovrai consegnare personalmente essendo presidentessa del premio. Naturalmente siamo stati aiutati, no, da una piccola squadra. Se prendi postazione e poi ritorni, la logistica
Allora, con gratitudine per la collaborazione abbiamo creato un piccolo staff che ha supportato la logistica perché tutto, insomma, funzionasse. Diamo il primo riconoscimento a Santina Milardi, ringraziandola per la collaborazione. Con gratitudine per la collaborazione a Mimma Conti, Rossana. E con gratitudine per l'aiuto appunto a Rosaria Livoti. Ed infine a Francesco Logoteta. Rossana, prima ti ho preso il microfono, ma ora lo puoi tenere anche lì. Concludi tu dal centro. Ecco qua. In questo momento non mi vengono in mente dei versi adatti alla serata, perché sono anch'io emozionata, sono anch'io felice di essere stata con voi, sono felice che voi assieme a me abbiate ricordato la persona di mio marito. Ma rimandiamo ad un'altra volta, perché in questo momento non ricordo nessuno dei miei versi. Facciamo un tempo. Non mi ricordo, in questo momento sono emozionata, sono commossa e i versi in questo momento mi sfuggono. Mi riservo per un'altra occasione di recitare magari qualche poesia. Grazie.